Saluto a tutti gli amici di Torino Web TV e adesso il cassetto dello gnomo, prima trasmissione televisiva in Italia interamente condotta da ragazzi con la sindrome di Asperger. I protagonisti di questa trasmissione sono Francesco Parenti, Andrea Negro, Dario Macocco e Andrea Paletto, che si alterneranno di volta in volta alla conduzione e affronteranno argomenti di vario genere. Scrivete sulla nostra pagina Facebook, mettete mi piace e condividete la puntata. Intervenite con i vostri commenti in diretta o su WhatsApp al 375 551 7625. È a questo punto che il cassetto dello gnomo abbia inizio. Salve, siamo tornati col cassetto dello gnomo. Già, siamo di nuovo qui, tutti insieme, insieme a voi, con noi, per noi, per raccontare cose. E abbiamo un ospite. Dal nostro punto di vista, lasciami finire! Allora, ogni volta sempre la stessa storia. Non riusciamo mai a fare un intro decente, ragazzi. Se facessimo un intro decente, finiamo domani notte, se tutto va bene. Quindi chi è potremmo metterci qua e lavorarci sopra. Comunque non importa, perché adesso non abbiamo tempo per litigare, ma abbiamo ospiti. Andre? Presentiamo io allora, e te, gli MMS, il nostro grandissimo nome, cognome, carta di credito, quello preferito, anno di nascita e quasi... E le tre P, prestazione, produzione e pubblicazione. Vada. Ok, vai. Siamo Tommaso Staioli e sono un consulente informatico, lavoro presso l'azienda Speciali Esterne Italia, che è un'azienda che si occupa appunto di assumere persone con queste caratteristiche e le manda all'interno delle aziende. Sono un grandissimo appassionato di giochi da tavolo, anche di videogiochi, però quindi giochi scacchi, da Monopoli. No, allora ascolta, il Monopoli, tu mi hai citato qualcosa che non per me è il male. Uai. Consumismo, conformismo, ma che in realtà rappresenta capitalismo. rappresenta esattamente il contrario, nel senso che comunque il Monopoli è la rappresentazione dei mali che può portare avanti il capitalismo. Perché alla fine tu compri, i terreni finiscono e tu non puoi più fare assolutamente niente. Quindi in quel senso, però secondo me è un gioco che rimane lì. Adesso quelli che l'Hasbro ci farà ma l'Hasbro ha fatto anche la tavola Ouija, hanno fatto storie su storie, commenti su commenti su come sia il male, come ci sia Satana dentro sta tavoletta. È un cacchio di gioco dell'Hasbro, ragazzi, non è niente di particolare. Comunque non siamo qui per parlare di questo. Hai detto che sei un consulente informatico per un'azienda che... Per un'azienda che si occupa di inserimento per inserimento di persone nella categoria. Ok. Hai già fatto altre esperienze lavorative in passato oltre a questa? Sì, oltre a questa ho lavorato per una cooperativa per circa 7 anni. Ovviamente sono passato dal fare le fotocopie ad avere a che fare con gli ingegneri gestionali. Beh, hai fatto carriera, insomma, vogliamo un pochino dire. Allora, carriera ne possiamo parlare. Io, francamente, vedo un... avendo, come posso dire, frequentato molto il... No, sto indicando il numero di qua sopra, questo affare sì, qua. Chiamateci, mi raccomando, che rispondo io. No, nel senso che comunque
tu devi avere a che fare con delle regole molto per portare avanti la cosa. E quindi io vedo un collegamento con il gioco da tavolo. Caso vuole che durante il... Sai come avveniva il corso di selezione della mia attuale azienda? Come Men in Black, che praticamente doveva sostenere una prova di intelligenza, l'hanno messo su sedie ovali e tutti che cercavano, i generali, i grandi geni, cercavano di scrivere su sto sedio ovale. Lui si è alzato, ha preso il tavolo, l'ha tirato a sé e ha cominciato a scrivere sul tavolo dalla sedia comodamente. E fa: volete favorire, signori? E poi l'hanno preso. Sì, sì, no, ma io volevo collegarmi, non ho buttato lì il gioco da tavolo a caso, perché la selezione per la mia azienda viene fatta con i Lego. Ah. Giuro. È una cosa strana. Per essere assunto da un'azienda del genere devi costruire l'Enterprise di Star Trek con i Lego. No, non l'Enterprise, ma devi comunque... ti portano a... ad affrontare il problem solving. Se tu hai un problema davanti, sì, utilizzi i mattoncini della Lego per riuscire a arrivare a un determinato risultato. Certo, è un po' come dire il prendere il pensiero creativo e portarlo a fare qualcosa di utile, ma in quel momento lì poco e niente, perché è un gioco della Lego. Lo fanno Lo fanno soltanto perché? No, dicevo, lo fanno soltanto per una selezione, per capire se tu hai quelle qualità che ti servono per fare robe. Se a un colloquio di lavoro, per esempio, ti chiedono quante palline da golf potrebbero stare su un Boeing barra cose, io non me ne intendo di aeronautica, scusatemi. Vabbè, dettagli. Ma tu non gli devi dire il numero esatto di palline da golf che stanno dentro al Boeing, però... calcolando più o meno le sue dimensioni, calcolando le dimensioni di una pallina da golf, più o meno gli dici approssimativamente il numero. Comunque devi sapere rispondere alla domanda, devi far vedere che comunque non sei impreparato, devi far vedere che, insomma, è tutta una dimostrazione. Poi in realtà il problema vero ti verrà sottoposto in un contesto lavorativo e ti danno delle belle gatte da pelare dopo. No, nel senso che in contesto lavorativo tu devi applicare in maniera diversa quel problem solving che in realtà in quel caso è semplicemente una simulazione, cioè una simulazione per riuscire a vedere in prospettiva quello che potrebbe essere. Cosa ti avevano chiesto di fare? Allora, con i Lego, se te lo ricordi, altrimenti andiamo avanti, non c'è nessun problema. Allora, riuscire con a costruire delle determinate forme. Innanzitutto a costruire una macchinina, sì, e a fargli fare determinati movimenti su un percorso. Ma era radio comandata oppure no? Era ancora un'epoca passata. La dovevi programmare tramite un PC. Oh, e fargli fare determinate cose. Quindi non era il banale giochino della costruzione della Lego e metti lì e basta. No, ma è una cosa assolutamente commercializzata. Non è una cosa che è fatta apposta per loro. No, il gioco intendi, sì, che sì, devi costruire la macchina e non lo fanno soltanto per colloqui di lavoro. No, è vero. Sì, no, nel senso, questo era... Vabbè. Il gioco... secondo me, in generale, ti porta a sviluppare delle capacità. Poi che tu te ne accorgo o meno è un altro discorso, sì, però esatto. Nel frattempo... Io, tra parentesi, adesso sto portando avanti un progetto presso l'Associazione Filos di Genova. Sì. Per cui ho preso un gioco che si chiama Feelings, che si occupa di intelligenza emotiva. Feelings. Praticamente, quindi tu lo metti, sì, infatti feel, links, cioè collegamento di emozioni. Praticamente metti sul tavolo questa plancia, sono delle carte con cui ognuna rappresenta un'emozione e tu devi leggere delle frasi, sì, e poi votare quale emozione che c'è sul tavolo hai
provato tu e poi devi indovinare quella che stanno facendo, quella che hanno provato gli altri. Un po' come indovina chi, ma con l'emozione. Esatto. E in effetti chi rientra nella categoria fa molta, molta, molta fatica a riconoscere l'emozione. Ci si riconosce in questa cosa. Beh, probabile. E, questo per dire, e adesso lo stiamo portando avanti da un po' di mesi, mm-hmm, insieme a una psicologa che lavora presso l'associazione. Adesso vedremo per quanto tempo potremo portare avanti questo progetto. L'idea sì, è adesso di ampliarla, questa cosa, mm-hmm, per riuscire a far sviluppare determinate pensa che figo abilità attraverso ai ragazzi, mm-hmm, che in futuro dovranno affrontare anche un lavoro. Beh, io, in effetti, soprattutto se si parla di ragazzi che come noi hanno la sindrome di Asperger, perché alla fine quello che si fa lo stiamo facendo per loro fondamentalmente. Questa, ci sono tante attività nel mondo, sta prendendo sempre più piede, volevo dire questa cosa, che la sindrome di Asperger esiste, che noi siamo un elemento sociale e in quanto tale ha bisogno del proprio riconoscimento. Sì. Quindi quello che volevo dire prima di venire, non dico interrotto, però simili, un po' come quello che viene fatto con i robot. Con i robot, sì, il sistema di intelligenza artificiale di riconoscimento di emozione. È come se avesse un feel link, ovvero attraverso espressioni facciali, microespressioni, va a riconoscere quello che provi attraverso non so più quale software o roba del genere. Aspetta, ma non ho... Non hai capito il senso, sì, il no, collegamento. No, ho capito il senso, ma nel senso che è il robot, mm-hmm, che va a riconoscere le tue emozioni o tu che vai a riconoscere le emozioni del robot? No, è il robot che dovrebbe riconoscere le tue emozioni. Ovviamente non lo può fare in un sistema autonomo, perché autonomamente non è che può fare chissà che cosa, per ora dovrebbe venire... Hai presente Ultron, Andre? Sì. Ecco, ci fosse già Ultron... Sarebbe già ti avrebbe posto. Già sterminato. Probabilmente. Ci avrebbe già sterminato. Ci avrebbe già sterminato. E siamo già a posto perché probabilmente saremo 30 metri sottoterra sepolti sotto Sokovia. Ma ad ogni modo... ad ogni modo... Vabbè, no, dai, se sei veloce come... Quicksilver. Ah, no, è vero, scusa. Lui è stato Quicksilver stato... manco è riuscito a schivare una pallottola. Allora, lasciamo perdere questi argomenti perché sono colpi al cuore. Ma andiamo avanti. Piuttosto, ecco, tornando un attimo seri, da dove è venuta questa idea? Cioè, qual è la scintilla che ha originato il fuoco che oggi ha portato alla realizzazione di questo progetto? Da dove è partito tutto? Del progetto... Del vostro progetto, quello di cui mi hai parlato fino a poco fa. Ah, del gioco da, mm-hmm, del gioco da tavolo. Allora, io ho cominciato a frequentare anni fa l'associazione Spazio Nautilus, mm-hmm, Milano, alla quale avevano cominciato, io andavo ancora a scuola, avevano cominciato questa ludoteca e quindi lì mi sono avvicinato al gioco da tavolo. Mm-hmm. E l'ho portato avanti poi nei vari anni, oramai è dal 2007 che io gioco, mm-hmm, vabbè, in maniera più o meno continuativa, e lì ho capito quanto fosse il suo potere educativo. Mm-hmm. E perché... in più non solo che ti permette di sviluppare abilità logiche, ma anche interazioni con le persone. Esatto, perché ricordiamo, alla fine l'obiettivo è quello di far sviluppare a chi ci gioca un'abilità di interagire con altre persone seguendo schemi di emozioni differenti. Cioè, alla fine è un po' come se stessi programmando il cervello di una persona ad agire in un determinato modo senza che lui se ne accorga. Sì, no, nel senso che, vabbè, tu stai parlando di PNL, programmazione neurolinguistica, che è un argomento sì, amplissimo. Amplissimo. No, dicevo, la cosa positiva è che questo mi ha portato anche a... Io sono circondato da neurotipici.
là dentro. Giustamente. Quindi, ovviamente. Però io giuro che tutti si immaginano gli ingegneri gestionali seri, sì, perfetti, mentre invece creano gli aeroplani di carta con i tavoli di calcolo. Vanno. Ma guarda, una volta durante una pausa ci siamo davvero lanciati gli aeroplani di carta. Ma che eravamo in pausa, era stato bellissimo. Questo, signori, si chiama ambiente lavorativo, com'è che era il termine? Inclusivo? Sì, ma ce n'era un altro ancora più, vabbè, non importa. Cacciarone. Cacciarone, allora ascolta, siamo perfetti, siamo serissimi durante il momento in cui bisogna lavorare, poi nel momento nel quale... c'è la pausa, ragazzi, facciamo cioè, dobbiamo far uscire la parte un po' più irrazionale, cacciarona. Amore psiche, ricordati amore psiche. Sì, no, la vabbè, dicevo, ma è anche team building. Certo. Perché comunque lì, in queste aziende, quello che tu sei inserito in un team e c'è una gerarchia perfetta. Mm-hmm. C'è l'operatore, il team leader, team leader di secondo livello, il manager, cioè è molto generale. Fino a raggiungere Dio, probabilmente. Dio penso che sia... un po' più in alto, lo so. Un po' più in alto anche del capo di quell'azienda. Cioè il direttore megagalattico di... penso anche sopra il direttore megagalattico. Ovviamente. Vabbè, lasciamo perdere dogmi religiosi, queste cose qua. Sì, cioè, insomma, perfetto. Non siamo qui per parlare di questo. Ma andiamo avanti con quello di cui stavi parlando prima. No, io dicevo, oltre al... Se vuoi, adesso ti parlo un attimo dei vari giochi che ho proposto in questo corso. Ce n'è un altro carino che si chiama Imagine. Che aiuta Imagine, posso. Sì, come la canzone. Non posso cantarla, accidenti. Vabbè, no, puoi no, cantarla perché in realtà no. Vabbè, ok, dicevi Imagine. Allora, Imagine, che richiama la canzone di John Lennon e di Yoko Ono. Esatto. Si può dire? Dalla regia me lo cassano. Ok, si può dire. Dalla regia ci danno l'ok. Contestualizziamo la cosa, perché sennò sembriamo una branca. Praticamente hai delle schedine trasparenti in cui sono disegnati delle figure che sono molto stilizzate. Tu hai una tessera per dire ok, tu devi rappresentare questo. E una volta c'era scritto Dio. Rappresenta Dio. Allora io ho preso l'immagine di un bambino. Allora, poi ho preso un triangolo, poi ho cercato di rappresentare la Trinità. Me l'hanno azzeccato. Guarda che l'immaginario collettivo su queste cose ci sta molto attento. Sì, sì. Anche perché è spesso associato a diverse cose, insomma. E quindi le cose, e quindi questo, per questo gioco permette di sviluppare l'abilità di riconoscimento delle immagini, degli ideogrammi, dei pensieri, di quello che di quello che sembra ma non è. Non so come no, dire. È giusto, è un po' come quando ti dicono di fare il gioco del mimo, quando devi dire fammi il gomito del tennista e te fai così e poi dici ah o qualcosa del genere. Sì, è vabbè, un'altra ma... cosa il gomito del tennista, era per contestualizzare il tutto. Sì, vabbè, ma quello è facile. Quello è facile. Prova a rendere qualcosa di più complicato. Per esempio? Fammici pensare. Il pavimento. Rendimi il pavimento. No, vabbè. Quello, allora, io come interpreto questa cosa? Allora, adorazione, moschea. Rimaniamo in tema religioso. Oppure cose più
rendimi Al Pacino. Ma non lo posso dire, perché se poi mi arriva la violazione del copyright fra capo e collo. No, prova a rendermi. A rendere Al Pacino. Giorno, vabbè, buon pomeriggio a tutti voi da... Sì. Non so chi, può essere Chuck Norris, può essere Tony Jaa, può essere questa cosa. Ci segue che... Chuck Norris, magari. Fantastico. Sì, e spazza via tutte le altre Facebook user. Ci scrivono, queste sono cosa? Le cose che mi piace seguire. Ma che ne sai il GF, Ballando con le Stelle, la D'Urso, e la TV spazzatura. Mi sa che si è giocato una T, però sono certo che sia la TV. Chiunque tu sia, hai detto una cosa saggia. Talmente lui è saggio, io sono, noi siamo saggine. No, saggine siamo le scope, cioè te la do in testa la scopa, andiamo avanti, va che è meglio. Allora, a parte questo tentativo di distruggere la nostra diretta, di Thomas, allora andiamo avanti per favore. Siamo sì. Allora, se cerchi la serietà, puoi anche uscire, Andre, puoi posare il microfono e tutto il resto. T'hai detto, spariamo le boiate in trasmissione. Ma è vero, le spariamo, oh, ragazzi, non è che... E poi tu mi censuri. Hai pure il coraggio di dirmi questa cosa. Sì, perché io sono il conduttore, posso farlo. Tu invece no. No, vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, adesso ovviamente stiamo scherzando. Non sono Hitler, sono leggermente più alto e va bene, andiamo avanti per favore. Okay, e non hai i baffetti. No, lasciamo perdere. E no, non aveva questa bella capigliatura, questa chioma. Ok ragazzi, io sterminando. Andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, esatto. Comunque, in effetti, io non ho mai giocato a Imagine, né ho mai sentito parlare di giochi simili, anche perché io non me ne intendo molto di giochi da tavolo. E credo che sia... Beh, io sono cresciuto con altre cose, con i videogiochi e roba del genere, ma quello è un altro discorso. Ora, però, volevo farti un'altra domanda, ovvero... Dai. Attualmente, questo tuo progetto ha qualche tipo di riconoscimento? Hai qualcuno che lo supporta? Oppure è ancora agli inizi e stai provando a cercare qualcuno che porti avanti questa... questa tua idea? Allora, questa mia idea sul gioco educativo viene portata avanti anche da tante altre associazioni. Mm-hmm. Per esempio, c'è un'associazione a Milano che si chiama WESM, mm-hmm, e che si occupa, è un'enorme associazione dal punto di vista fisico, dove la gente va lì a giocare e vai, c'è anche un bellissimo catalogo per vengono fatti i giri delle scolaresche per mostrare questa struttura, e i suoi membri vanno in giro per le scuole, per le associazioni, a mostrare quanto può essere educativo il gioco da tavolo. Per quanto riguarda il mio progetto personale, sono seguito da una psicologa, comunque, o da più psicologi, sì, quindi certo. Comunque io mi sento abbastanza supportato da questa cosa. Ma tu non credi che questa cosa possa venire o essere stata già soppiantata da altre tipologie di gioco, tipo videogiochi? Allora, questa è una bella domanda. Allora, partiamo dal fatto che il videogioco per me può essere altrettanto educativo per certo, quanto riguarda... Non ho mai messo in dubbio questa cosa. L'unica cosa su cui io mi sento di essere critico è l'abuso del videogioco. Cioè certo, quando lo usi per troppo tempo. Senza ti racconterò criterio. Questa cosa che ho letto su qualche anno fa su un giornale. Mm-hmm. Praticamente c'era un ragazzino americano, sì, che si era ritrovato, mi sembra, in macchina con il nonno. Mm-hmm. Il nonno ha avuto un attacco di cuore. Okay. Questo bambino l'ha preso, l'ha portato fuori dalla macchina e non so come, però gli ha salvato la vita. Intervistato ha detto, l'ho imparato in GTA questa cosa. Quindi
Allora, è interessante questa cosa. Violenti e assolutamente amorali e trarne penso. Qualcosa di utile. Ma no, è interessante nel senso che tu da qualcosa che potrebbe essere considerato completamente immorale puoi comunque costruirci qualcosa di positivo. Lasciamo parlare il povero Andre che è stato... Ma in GTA c'è qualcosa di questo tipo che si possa fare ai medici? Perché io mi ricordo che si va in giro a fare tutte le cose che non puoi fare normalmente. No, però... Tipo sparare con... Il bazooka è un'ambulanza. Sì, sì, però sì, nel senso, sono... io guardo la velocità di risoluzione dei problemi in un videogioco è necessaria. Certo. Nel senso, tu devi essere rapido per riuscire a fare determinate cose nei videogiochi d'azione. Poi per quanto riguarda quelli di strategia sviluppano altro vecchi, però Baldur's Gate ci ho smadonnato, una roba incredibile, perché se uno qualsiasi gioca un qualsiasi GDR uscito oggi e prova a giocare a Baldur's Gate muore un centinaio di volte, perché i videogiochi erano più difficili, più difficili una volta. E se quindi, morivi, punto, non c'era il restante. Sì, no, infatti. Quindi questa è sicuramente la cosa positiva che fanno. Mm-hmm. Poi oltretutto il videogioco ti dà anche un'immagine visiva di quello che fa. E io, fra l'altro, ho imparato a nuotare a rana grazie a Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Vedevo Jack che faceva così, praticamente, e ho capito che è così che si nuotava a rana. E io, per emulazione, ho imparato a nuotare a rana. Sì, se faceva però così, a rana tu nuotavi così. Sì, il problema è che così non avrebbe avuto senso. Ci avresti provato all'infinito e non ce l'avresti fatta. Sì, è un po' come il dire se i tuoi amici si buttano giù dal ponte, tu ti butti giù dal ponte. Poi è chiaro che una cosa, cioè il confine fra il buon senso e tutto il resto è... Vabbè, tipo... Sì, poi ovviamente io dico tutte le cose vanno prese con le abbastanza pinze. Con moderazione. Nel senso che ti possono aiutare a sviluppare determinate capacità, ma se diventano il centro della tua vita in maniera morbosa, morbosa e non costruttiva, no, allora diventa un problema, sia che sia il gioco da tavolo che il videogioco, ma così che come anche... qualsiasi altra cosa, esatto. Come lo sport, per esempio, esatto. C'è chi dice chi è mai morto di sport? Un sacco di gente, a dire il vero. Quindi, la cosa interessante è che poi si può costruire anche un team con il videogioco. Perché adesso c'è questa cosa che sono diventati uno sport ufficiale. No, non c'entra con lo sport. Non c'entra con quello. Non c'entra con lo però, sport ufficiale. Effettivamente c'è questa cosa. Ci sono i tornei del... oddio. Di LOL. Della sì, vabbè, a sì, parte no. quello. Però delle elite, di quelli che lo fanno di mestiere e vanno in giro a fare tornei. Però io dico, non è quello di cui stiamo parlando in questo preciso istante. Però, sì, dicevi... No, nel senso che comunque... all'interno di un team lavorativo talvolta si fanno sempre delle cose insieme per fare team building, come il calcetto, come uscite, cioè serate, sì. E serata al bar e robe del genere, sì. Però c'è stato anche ci sono state delle occasioni per il quale il team building è stato fatto attraverso il videogioco. Quindi un modo per instaurare la fiducia il torneo, fra i colleghi. Sì, no, un modo per instaurare la capacità di la lavorare collaborazione. Come un gruppo. Esatto, sì, la sì. collaborazione, tipo un duello a un combattimento a Mortal Kombat o a fatto in coppia a sì. cambiamento. La regia ci dicono che dobbiamo andare in pausa. Ci dobbiamo, aspettiamo ci... dopo okay. la pubblicità. Riprenderemo dopo la pubblicità, signori. Non ve ne andate. Esatto, abbiamo qua la maglietta. Appunto.
Cos'era Kenshiro? Più o meno. Allora, ci stavamo chiedendo giusto da prima, intanto poi riprenderemo il discorso sul... Comunque bentornati alla trasmissione del Cassetto della Gnoma. Sì, questi sono i convenevoli, il nostro pubblico, ragazzi, ormai siamo... Ragazzi, torniamo sulla domanda. Piano, Andre. Torniamo sulla domanda. Torniamo sulla domanda. Stavamo dicendo, prima avevi fatto una cosa sul Lego e tutto quanto, adesso vogliamo sapere dove è nato il Lego, perché ci hai fatto questo testone incredibile e perché lo ritieni così importante. Ho una domanda migliore, vai. Perché il Lego? Perché il Lego? Allora, il Lego, in questo caso non facciamo pubblicità, ma in questo caso qualsiasi mattoncino che sia stato prodotto da chiunque, a prescindere da loro, stimola la costruzione, stimola la creatività, il ragionamento. E dopo vi devo raccontare un paio di cose interessanti. Per esempio, come è nato il Lego? Dove è nato? Perché? Non rispondo alla domanda, risponderò soltanto in presenza del mio avvocato. Posso? Allora, ti rispondo io. Allora, il Lego è stato, non mi ricordo, è nato in Danimarca, non mi ricordo esattamente l'anno a memoria, però la storia vuole che un giorno un principe danese ha deciso di prendere gli è andato a fuoco la fattoria. Brutta storia. E quindi praticamente doveva riprogettarla. Ripartire da zero. Allora si è messo a costruire questi mattoncini per riuscire a rifare. Cosa li ha costruiti? Perché con plastica non poteva farlo. Ma io penso che li abbia fatti di legno. Perché doveva essere un materiale facilmente reperibile. Perché li hanno fatti di legno, perché doveva attaccarlo, smontarlo per vedere come stava il sì, progetto. In effetti. E quindi è così che sono nati Lego a causa di una fattoria che è andata a fuoco. È fantastico. È nato per un motivo molto serio. Beh, tra parentesi. Poi, fra l'altro, vengono anche utilizzati modellini in ambito di progettazione, in ambito di... Ma anche in ambito artistico. C'è questo, tra parentesi, questo avvocato... È vero, la tua immagine di profilo dava... Non mi ricordo dove l'ho vista, però al Politecnico, vicino al Politecnico di Torino. Non ci sponsor, grazie. Non ci sponsorizza, però, il Politecnico di Torino, non siamo ancora a quei livelli, purtroppo. Ma mettiamola così, vicino alla vecchia Università di Torino c'era questa statua che sembrava fatta in Lego. Di cos'era? Lego, 10 agosto 1932, danese, quindi Letway. Grande. Ottimo. Queste informazioni dalla regia sono molto utili.
Poi, tra l'altro, nel 32, quando Disney aveva cominciato a lavorare alla produzione di Non si può dire censura. Allora, continueremo a farlo. C'è per questo, sempre. Per esempio, anche in ambito artistico viene utilizzato. Per esempio, c'è questo avvocato americano. Chissà di perché cui... tutti americani. Quello che succede di bello succede sempre. Vabbè, hanno in America. Una quantità di spazio, una quantità di gente. Lo so, propositata, e quindi c'è molta più possibilità che accadano determinate cioè, cose. Voi pensate, soltanto i campi di grano in America sono sì. tipo tre volte l'Italia. Sì, ma non è quello il punto, per amor del cielo. Non, no, non è quello il punto, ovviamente. Non, fa- senti, hanno... non facciamo gli autistici, per amor del cielo. Allora, andiamo avanti. No, dicevo, c'è questo ex avvocato americano. Mm-hmm. Che per hobby si era messo a costruire con i Lego e quindi ha cominciato a farlo nei ritagli di tempo. Mm-hmm. Poi ha cominciato a fare delle opere, si chiama Ethan e non mi ricordo il cognome. Lo chiameremo I. C'è questa... E poi successivamente ha cominciato a costruire delle statue mm-hmm. anche a grandezza naturale. Mm-hmm. Quindi io ho provato a vedere la statua di Giulio Cesare fatta con il Lego a grandezza naturale. Meraviglioso. È fantastico, perché poi si è messo a farlo come mestiere invece e ha fatto questa mostra The Art of Brick mm-hmm. che sta girando il mondo. Ed è bellissima, io vi consiglio di andarla a vedere. Sì, perché fra l'altro scolpirlo io ho provato pietra, a vedere la statua del genere. No, io ti dico che ho visto là in quella mostra la testa mm-hmm. di una statua dell'Isola di Pasqua a mm-hmm. grandezza naturale, fatta con i Lego. La quantità di lavoro, la quantità di fantasie, la quantità di anche un po' follia che deve essere, perché spostare una roba del genere, cos'è? No, la smontano pezzo per pezzo. No, secondo me l'hanno, secondo me l'hanno ecco. portata. E in più ho visto anche il famoso Yellow. Quello, esatto, quello che avevi nelle immagini di profilo. No, quello è un altro, il famoso Yellow è il mezzo busto del dell'omino che si apre, che si apre e esce il flusso di il acqua, flusso di Lego. Quella è la sua, oppure il nuotatore, il nuotatore che sta nel terreno. Mm-hmm. Ce l'avete presente? Sì, più o meno sì. E io sono riuscito ad andarla a vedere questa, questa fortunato cosa. Tu e fra l'altro anche sponsor di quella cosa lì, facciamo conoscere un bel po' di cose interessanti oggi, che poi fra l'altro anche dal punto di vista di colore è molto più interessante una statua fatta in Lego che rappresenta il Giulio Cesare che secondo me non la statua effettiva dal punto di vista di colore, anche no. perché aspetta, mettiamola così. L'arte è una cosa meravigliosa, è qualcosa di bellissimo, è tutto quanto, quello che volete, adesso faccio il paro, ovviamente, ma questa è una cosa innovativa, qualcosa no, che... in realtà non è, secondo me, così tanto no? innovativa, nel senso dal punto di vista della... cioè qualcuno è riuscito a fare... la cosa interessante che fa... questo mm-hmm. artista e che secondo me riprende molto il concetto che voglio dire le mie opere io non le faccio tagliando i pezzi dei Lego, li faccio tenendoli interi così che qualsiasi bambino, qualsiasi persona voglia riprodurre le opere che faccio io lo può fare con abbastanza tempo con e abbastanza... no, ma in realtà non è una questione di tempo, è una questione di costanza. Nel senso che ovviamente... E devi sapere come si fa, perché ovviamente un bambino... E devi sapere come si fa devi sapere... Vabbè, non è che non... La cosa interessante che fa questo artista è che ogni volta... Perché devi avere la stabilità della struttura. Ogni sì. volta che appiccica un tassellino, lo incolla.
Beh. E quindi quando deve staccarlo, prende una pinza, stacca il blocco intero e butta il blocco intero. Via. Ovviamente questo magari è un po' antiecologista, però. Vabbè. Però comunque. Come si dice, impara l'arte e mettila da parte. Esatto, proprio l'arte potrebbe fare una mostra solamente delle parti che delle parti che ha staccato. Delle parti che ha staccato. Sì, esattamente. Sarebbe come vedere un quadro d'arte e moderna. Quindi lui dice. Il concetto che voglio dire è chiunque prima avrebbe, chiunque lo faceva prima, semplicemente non lo si è portato a questo livello. Sì, a vedere al grande pubblico, insomma. Al grande pubblico, non so, alle grandi opere in tal senso. Beh, però come dicevo... Non si sa, però effettivamente... Come dicevo prima, è nato... Il Lego per una questione molto, molto pratica, molto, molto seria. Molto, e quindi qualunque gioco può essere portato a un livello molto serio e molto utile. E su questo io ne sono un... manca un termine. Aspetta, facciamo il gioco dei termini. Andre, prova a dirne uno. Parlare. Scusate, sono un divulgatore. Sì, ma non è abbastanza. Andre, proponi un altro. Poi toccherà a me. Dalla regia aspettiamo dei suggerimenti. Dalla regia ci alzano le spalle. Oratore. Oratore? Sì. No, vabbè, oratore. Prima cosa del meta, va bene. Però oratore rende. Oratore, divulgatore. E quindi oggi il gioco vive un suo periodo d'oro in generale, sia dal punto di vista del videogioco, sia dal punto di vista del gioco da tavolo. Infatti una discussione, questa ve la devo raccontare, io ho portato il gioco da tavolo in ufficio, in pausa pranzo, io con il mio capo, ho giocato a un gioco da tavolo. Ovviamente è una cosa meravigliosa. Ma la cosa interessante, ora voi potreste dirmi, detto, ah sì, avrai perso di sicuro. No, io masochista vincevo contro il mio capo. Ok. Come perdere il posto di lavoro in 5-4-3-2-1? Dai, scherzo. 5-4-3-2-1, le mosse di scacchi che hai fatto per vincere. No, ma in realtà non era un... il gioco si chiamava Takenoko e comprendeva un panda. Che doveva... Ma lo sapete che non si possono comprare i panda, però si possono mangiare. Sì. Molto buoni. Io ho comprato e utilizzato un panda. Il principio di questo gioco, detto che abbiamo fatto pubblicità a tutti i giochi possibili e immaginabili, in questo gioco tu devi... la storia è questa. L'imperatore giapponese incontra l'imperatore della Cina. Ah, ma è un po' come quei giochi. Però tipo è l'imperatore della Dragons Cina che va dall'imperatore del Giappone. Okay. E come segno di pace, dato che sono stati praticamente sempre in guerra, gli dona sto panda. Oh, sì, gli dona un panda che ovviamente va nel giardino imperiale. E quindi questo panda mangia come non so cosa. E quindi il giardiniere imperiale è disperato perché lui tenta di far crescere il bambù. E lui se lo mangia. Okay. E quindi, tu chi interpreti in questo gioco? Il panda? Tutte e due. Oppure il giardino? Nel senso che tu a turno hai delle carte e hai degli obiettivi. Sì. Per cui il panda o il giardiniere o altre cose, fai determinate azioni che ti fanno muovere una di queste cose e porti avanti le tue carte obiettivo per fare un determinato tot di punti. Come giocando a poker, se prendi una scala alta vinci, oppure è un poker d'assi. È un po' tipo scacchi, però è anche un po' fortunoso, è molto colorato, tipo piace poker. Molto ai bambini. Piace molto ai bambini, piaceva anche molto al mio capo che ha detto: ah, ma dove si può comprare questo gioco? E gliel'hai fatto conoscere tu, perché sì, lui sì, prima gliel'ho non lo fatto conosceva. Conoscere io. Poi ce n'era anche un altro che comprendeva, un gioco strano che comprende delle biglie.
un gioco da tavolo che è logico, che si chiama Pozioni Esplosive. Ottimo, se comincia dove devi alla grande. Fare delle, dove devi prendere degli ingredienti da un dispenser. E sono le biglie. E sono le biglie. Le devi mettere sulle pozioni, poi quando le hai fatte le giri. E poi queste pozioni le puoi anche bere per attivare degli effetti. Ah. E arriva un po' la meccanica di The Witcher, che a un certo punto rimane intossicato da ste biglie. Eh sì, infatti The Witcher, che io tra parentesi ci ho giocato, io non sono un grande videogiocatore, no, qui non rimani intossicato dalle tue pozioni, non devi aspettare un po' di tempo prima di poterne bere altre. Però magari le sprechi. Ah, ok. Quindi magari il potere che hai in quel momento, una volta che l'hai bevuta, non la puoi ribere. Ciao, giustamente. E quindi te la devi... Questa puntata mi sa che l'abbiamo basata praticamente soltanto sul gioco. Vabbè, sul gioco e sul gioco e sull'istruzione che può dare il gioco. Sì, perché allora a questo punto tiro fuori Card Thief, sì, che è praticamente un gioco... da tavolo, fra virgolette, poi in realtà è per cellulare. Tratto da un videogioco. Ah, no, esatto, è quello per cellulare. Okay. Che tu praticamente sei un ladro e devi penetrare all'interno di diversi manieri, che sono a livello di difficoltà crescente con il passare del tempo, eccetera, eccetera. Tu hai un mazzo di carte e viene messo tipo... come posso dire? Tipo... non è tipo... scopa. Io ne dico una, però nei giochi per attivare degli effetti per entrare dentro il maniero. Il problema, no, tu sei già dentro il maniero, devi trovare il tesoro messo dentro il maniero e scappare. Il tesoro può venire subito, lo puoi trovare subito oppure alla fine del gioco, perché è un posizionamento casuale in pratica. E tu con questo ladro hai la carta del ladro e ha un determinato numero di mosse che puoi fare prima che ti scoprano. E tu puoi muoverti in maniera furtiva in determinati posti, prendere alla sprovvista le guardie e riempire l'indicatore di mosse e tutto il resto. E se arrivi alla fine dello scenario, prendi il forziere e riesci a scappare. Ci sono due modi per scappare. O usi la botola o usi una carta speciale che ti danno all'inizio della partita, ma sono molto rare. Lo scopo del gioco è praticamente arrivare a prendere il tesoro senza venire beccato dalle guardie o senza venire mangiato dai cani di guardia. Praticamente in questo gioco ti insegna che le guardie sono pericolose, cattive, sono pericolose se non entri in maniera regolare. Sì, quindi, praticamente ti insegna a come penetrare all'interno delle case dei ricchi, prendere il tesoro. Che poi fra l'altro c'è anche tutta la sezione del minigioco di aprire il forziere, che devi praticamente col grimaldello entri, fai tac 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 tac. Come in Skyrim, ma molto Torino Web TV promulga cose educative. Certo, ovviamente. Beh, non abbiamo parlato di lezioni di scassinamento per ora, di scassinaggio. Ci posso pensare io, però. Andre, tu sai come scassinare le serrature? Ma dinamite e tanti saluti, no? Dinamite e tanti saluti? Sì, vabbè, con quello sono capace tutti. Molto, vabbè, ascolta, ti piace vincere, padre. Sì. Prova a stare lì con i grimaldelli con pazienza per che poi non credo che funzionino neanche più così adesso, perché i lucchetti sono talmente complicati che non credo che tu possa usare il grimaldello, a meno che il grimaldello non sia dotato di un mirino puntatore laser che fonda il lucchetto e lo apre in quel modo lì. Vabbè, comunque, ritornando a bomba. Ok, però adesso, esatto, come dici tu, caliamo il sipario su questi argomenti e ritorniamo alle domande. Ovvero, noi prima abbiamo parlato di tante cose del gioco, ma adesso torniamo un po' a parlare di te. Di me. Di te, sì, esatto. E una domanda che mi ronza un po' in testa da un bel po' è: quando hai scoperto di essere Asperger, che reazione hai avuto? Allora, io l'ho scoperto nel lontano 2007, all'età di 18 anni, e non avevo il sospetto che fosse questa cosa, io non sapevo niente, nel senso che sono andato da un medico e mi ha detto: ah sì, tu questa cosa ha un nome, si chiama sindrome di Asperger, è una forma di autismo. E te sei rimasto un po' così?
Così sono rimasta. E cioè? E allora ha cercato di spiegarmi, la mia reazione è stata, devo dire, abbastanza brutta, perché sul momento mi è crollato il mondo addosso. Non sapevo come prenderla, non sapevo come reagire. E ci sono rimasto abbastanza male. Con il tempo sono riuscito a metabolizzare la cosa, esatto, e a riuscire ad andare avanti, mm-hmm, e riuscire anche a sfruttare determinate potenzialità che, mm-hmm, dà questa condizione. Ovviamente dà anche svariati problemi, questo io sono la prima persona che lo dice, però ti dà anche determinate qualità che sono intrinseche di te come persona. Poi le qualità che vengono dette in maniera generale, come memoria, come capacità di vedere degli schemi, dei dettagli, dettagli che altri non vedono. Sì, nel senso, in maniera diversa, certo, rispetto ad altri che rientrano nella categoria, esatto, secondo me. Non c'è da fare questo. Questa è una generalizzazione che viene fatta, certo, per riuscire a identificare chi rientra nello spettro. A differenza dei cosiddetti normotipici. Allora, su questo c'è tutta una discussione che si potrebbe fare, chi può decidere cos'è neurotipico e cosa non è neurotipico, allora, fin qua ci siamo. Ascolta, anche io ho vari amici neurotipici e ho persone che rientrano nella categoria Asperger che mi stanno profondamente sulle scatole, quindi è una questione, ma che nessuno dice che possa starti o non starti sulle scatole, ecco, appunto. Quindi io non metto a fare una generalizzazione, mm-hmm, di questo genere. Io come dico sempre, sono uno, parlo di me, mm-hmm, io sono uno stupido bambino autistico. Beh, sì, effettivamente è un po' un pessimismo. Io lo faccio per prendermi in giro. Ma sì, ovvio, perché è qualcosa di molto importante. Fra l'altro, dovrebbe infatti essere. Infatti, io vedo sempre il mio una persona con la quale sto portando avanti, perché sto portando avanti anche progetto di fumetto, mm-hmm, mi sono buttato nella sceneggiatura, e al mio co-sceneggiatore ogni volta che fa una stupidaggine, detto, sei uno stupido bambino neurotipico, mm-hmm, e lui mi dice che sono uno stupido bambino autistico. Questo è bellissimo, questa cosa è fantastica. Per quanto concerne l'integrazione, questa è integrazione, secondo me. E una critica che faccio a chi rientra nella categoria, mm-hmm, è che difficilmente riesce a integrarsi. No, non a integrarsi, a prendere bene delle battute. Ok. Io le prendo abbastanza bene, tu le prendi abbastanza bene. In generale questa cosa deve essere un pochino limata. Io ci ho messo tanti anni per arrivare a questo punto. Mm. Prima me la prendevo assolutamente per qualsiasi cosa. Nulla, per niente. Cioè, è voluto tempo, sacrificio e soprattutto riuscire a cogliere determinate cose. Fra l'altro, visto che parliamo di giochi e robe del genere, abbiamo anche parlato di Disney. C'è un personaggio Disney che più di altri potrebbe rappresentare questa condizione, anche se il suo problema è completamente diverso. Vuoi sfida indovinare quale? Cucciolo. No. Io ho tra le varie cose, mm-hmm, studiato storie del fumetto e dell'animazione, però al momento non mi viene in mente. Se faccio così? Quasimodo? Quasimodo, esatto. Perché io ho sempre identificato con Quasimodo un personaggio estremamente umano. Una persona che sa di avere dei limiti e che ha anche, fra l'altro, un lato oscuro.
perché a un certo punto del film lui ha considerato l'idea di lasciar morire tutti gli zingari semplicemente perché Esmeralda ha dato la lingua a Febo e non a lui. C'è un certo punto nel film in cui dice letteralmente cosa dovrei fare, è lui che ha la ragazza. Quella è gelosia. Quella è gelosia, però effettivamente dimostra di avere un lato oscuro. E fra l'altro questo comportamento, cioè il fatto che Quasimodo non abbia più un premio, fra virgolette, da vincere, dà più forza al gesto eroico che poi compie salvando Esmeralda, perché lui alla fine non ha niente da vincere, non ha nemmeno nulla da perdere, ma quello è un altro discorso. Il problema è che lui alla fine della fiera non va a letto con Esmeralda, cioè non se la porta a letto. Il punto, vabbè, se tu pensi alla storia effettiva del Gobbo di Notre Dame, sto uscendo un po' dal tema. Il problema è che alla fine del, adesso dovrei entrare in altri discorsi che, ma lì è un altro discorso, ok? Non mi far perdere la retta via, ecco. Alla fine Quasimodo trova il suo posto in mezzo a quella che è la Parigi dell'epoca e viene sostanzialmente accettato. Poi è vero che nella versione di Victor Hugo è molto più dark, sinistro, ed era tutt'altra l'intenzione. L'intenzione di Victor Hugo era quella di portare la luce su quelle che erano le, come posso dire, le contraddizioni del potere dell'epoca. Quindi contraddizioni nella chiesa, contraddizioni nel potere, contraddizioni sociali, insomma. Era una satira alla fine della fiera, è detta molto a grandi linee, ma si può dire così. Il film della Disney ha altre esigenze, così come le esigenze si sono evolute nel corso della storia. Nessuno aveva più esigenze di vedere una storia come quella di Victor Hugo all'interno di un canone Disney. Poi, fra l'altro, pensa se avessero messo il giudice Froldo come rappresentante della Chiesa in quel cartone. Sarebbe stata una roba... Comunque, alla fine il personaggio di Quasimodo, quello che lo rende estremamente umano, molto vicino a noi, è questa sua caratteristica, ovvero qualcosa che lo... come posso dire... lo svantaggia, o dovrebbe svantaggiarlo da un punto di vista sociale, ma poi alla fine del film lì si dimostra che è solo apparenza, perché alla fine Quasimodo ha un grande cuore, è molto intelligente, fra l'altro è anche molto bravo, è anche uno scultore, fra parentesi, tornando al discorso di Lego. Lui non lo fa con il Lego, ma lo fa con il legno. Lì è soltanto fisica, la nostra condizione è un pochino più complicata di quella no, di allora, è la nostra condizione è interna. Esatto, non è una questione esterna, cioè non si vede subito, si vede quando c'hai a che fare. Esatto. Tra parentesi, un'altra cosa su cui torno a bomba sul gioco, sull'interazione, sì, aiuta in tal senso. Un altro problema che hanno quelli che rientrano nella categoria Asperger è uscire sempre dai discorsi. Sì. Ne hai dato una dimostrazione un po' pratica prima. Beh, guarda che il nostro format si basa principalmente su sull'uscire questo. Passiamo a destra e a sinistra, a riffa e a raffa, come ho detto nel primo episodio. Fra l'altro abbiamo anche una certa coerenza, vero Andre? Cioè, abbiamo una coerenza nell'incoerenza. Ma è normale, siamo esseri umani. Siamo incoerenti, Andrea. Ma te sei incoerente? No. Vabbè, non importa. Non siamo qua per insultarci l'un l'altro, siamo qua per farvi divertire e anche per divulgare queste cose. Quindi... manca un minuto, dalla regia ci dicono che manca un minuto. No, che manca un minuto al saluto finale. Quindi, ripetiamo a grandi linee le cose iniziali, facciamo lo spiegone iniziale. Lui era... Thomas. Ed è ancora, fra parentesi, Thomas Taioli, e ci ha presentato... Potete il gioco da tavolo come forma educativa. Ha un nome questa tua iniziativa? Ma in realtà questa mia iniziativa no, è semplicemente laboratorio sociale con i giochi da tavolo. Ok. Quindi non ha un nome particolare. Ultima domanda, se dovessi inventarti uno slogan per questa cosa, quale sarebbe? Il
conoscenza e potere. Non lo so. Volere, potere, volare e potare. Mi piace. Volare e potare. Okay. Volere, potere, imparare e giocare. Esatto. Ok. Bravo. Boom! Però non devo farlo. Con questa pena di saggezza direi che possiamo anche chiudere, no? Possiamo anche chiudere. Forse sì, forse no, giusto un po'. Sì, ricordate, questa poi la volere, finiamo. Potere, imparare e... cagare. Giocare. Andre! Giocare. Volevo troppo dirla, dai. Madonna, una sediata in testa. Ok, attitiva. Ciao. Ciao. È stato un piacere, ci vediamo. Ciao. Signore e signori, ricordatevi, siamo qui per voi e per loro. E per noi. E per tutti. Ciao. Quelli che vogliono, insomma. Su. Ciao. Un ringraziamento a tutti gli amici di Torino Web TV per averci seguito e condiviso. Da questo momento potete già rivedere la puntata in streaming, basta avanzare con la barra del tempo di 5 minuti per vedere l'inizio della puntata. Per chi volesse partecipare a questa trasmissione, scriva al cassetto dell'ognomo @torinowebtv.it. Torino Web TV, la qualità della televisione al servizio del web. E dalla Stefi è tutto!